Occorre sorvegliare attentamente l'ingresso del sepolcro e fare in modo che nessuno dei suoi seguaci osi avvicinarsi. Ah, ad eccezione della madre e dei parenti più stretti. Ma che succede? Andiamo, il terremoto! Madre. Gesù. Sono qui con te. Stavolta per sempre. Madre, volevo ringraziarti perché non ti sei mai sottratta alla tua sofferenza di madre. Né hai avuto timore nel vedere le mie sofferenze. Tu hai sofferto. Tu che non meritavi dolore. Il mio dolore non è che un granello di sabbia. Figlio mio, sono io che devo ringraziarti perché hai scelto me. Madre, sarai il rifugio dei peccatori, lo scudo degli oppressi e la forza dei deboli. Sarai la madre di tutti gli uomini. Avvenga di me quello che hai detto. Maria, hai portato gli aromi? Sì, Maddalena. Nella tomba ci sono già la mirra e l'aloe che ha donato Nicodemo. Gli aromi li bruceremo all'interno del sepolcro. Gli unguenti li cospargeremo sul corpo del nostro Gesù e sulla pietra sepolcrale. Ma ci diranno nulla. Chi? Le guardie davanti al sepolcro. Ho del denaro qui. Le guardie davanti a questo ci lasceranno fare tutto. Guardate! La pietra è stata rimossa. Lo hanno rapito. Lo hanno portato via. Lo hanno rapito, Maria. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Il Nazareno non è qui. È risorto come aveva detto. Osservate il luogo dove lui giaceva. Andiamo via! Andiamo via! Dobbiamo dirlo agli altri! Thank you.
precisamente quel che temevo. I suoi discepoli sono venuti qui di notte e hanno trafugato il corpo. È impossibile. C'erano molti soldati secondo la tua richiesta. E anche altri tuoi uomini. È vero, Zera. Ma com'è possibile tutto ciò? Questo è il principio. Ora tutto comincia. Via. Un giorno dicesti: dov'è il tuo tesoro? Lì sarà il tuo cuore. Io ti dico che il mio cuore è qui, in questo giardino dove ti abbiamo sepolto. Ma ora questo sepolcro ormai è vuoto. Dove ti hanno portato? Donna, perché piangi? Chi cerchi? Chi stai cercando? Hanno portato via il mio maestro. E non so dove l'hanno posto. Signore, se me l'hai portato via tu, dimmelo. Io andrò a prenderlo. Maria. Maestro. Colui che tu cerchi già lo possiede, non lo sai? Tu sei qui fuori a piangere nella mia tomba. Le tue lacrime e il tuo amore sono opera mia. Il tuo cuore è la mia tomba. E dentro la tomba io riposerò per sempre. Io non sono morto. Io vivrò in eterno. Ma adesso non trattenermi più, Maria, perché non sono ancora salito al Padre. Vai dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio, Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Sì. Corro da loro. È risorto. Pietro. Egli non è più nel sepolcro. È risorto. Ricordate, lui lo aveva detto. Troppe cose sono successe in questi giorni. Ne sei rimasta turbata. Pietro, lasciala parlare. Maria, lo hai visto veramente? Io gli ho parlato. L'ho visto, Maria.
Mi ha detto che sarà il padre e poi viene. Maddalena, il dolore ti ha turbata. La luce ti è parsa angelo, il vento voce, il sole, il Cristo. E poi, proprio a te doveva apparire. Le tue sono solo fantasie di donna. Anche la sua morte è una fantasia. Io l'ho visto morire sulla croce. Io pianto i suoi piedi. E poi, perché non doveva apparire a me? È realmente risorto. Mio figlio è risorto. È risorto. La redenzione del mondo è compiuta. L'uomo è salvo. Te beata, Maddalena. Perché sopra la ragione hai fatto parlare il tuo spirito. Lui lo aveva detto. Dopo 3 giorni salirò al padre. Aveva detto così. Aveva detto questo. Ma allora, se è così, tutti devono sapere. Vieni con me, Giovanni. Pace a voi. Perché siete turbati? E perché sorgono paure nel vostro cuore? Sono proprio io. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Mio Signore e mio Dio. Sei proprio tu. Tommaso, metti quel dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato. Non essere più incredulo, ma credente. Sì, sì, sei proprio tu, mio Signore. Perché mi hai visto e creduto. Beati coloro che pur non avendo visto tutto questo, crederanno. Era tutto scritto. Il figlio dell'uomo avrebbe sofferto. Il terzo giorno sarebbe risorto dalla morte nella sua gloria. Voi lo testimonierete. Ora il Padre mio nei cieli si riconcilia col mondo.
e come lui ha mandato me. Così io ora mando voi. Ricevete lo Spirito Santo e andate senza timore come gli agnelli tra i lupi. Fate discepoli tra tutti gli uomini della terra e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnate loro il Vangelo e i comandamenti che io vi ho lasciato. E Dio che sono venuto dal Padre, lascerò il mondo e tornerò da Lui. Signore, resta con noi. Il giorno ormai è vicino e la notte è ormai alla fine. Non abbiate paura. Io sarò con voi ogni giorno, fino alla fine del tempo. Come era prescritto, dopo il terzo giorno risuscitò, dando all'umanità speranza di una vita dopo la morte, nel regno dei cieli.